conferenza di quest'anno, 2024, ha avuto come momento iniziale una tavola rotonda. Cioè abbiamo scelto innanzitutto di non fare ai responsabili dei nostri soci semplicemente un saluto formale di benvenuto, ma un'attiva partecipazione al tema della conferenza, cioè navigare la complessità. In questo quadro credo che sia emerso il ruolo fondamentale di GAR, che già svolge fin dall'inizio, nel senso che GAR nasce con l'intento di mettere insieme reti diverse, quindi di fare una gestione associata delle reti, quindi una sinergia è nel DNA originario di GAR. Mi pare che però dalla tavola rotonda emerga anche un compito per il futuro, nel senso che nel futuro noi abbiamo da lavorare in termini sinergici all'interno delle nostre singole istituzioni, all'interno del sistema paese che deve avanzare di posizioni in Europa e nel mondo dal punto di vista dell'innovazione digitale, e anche all'interno della comunità più allargata, che è fatta appunto da centri di ricerca e sistema universitario articolato nelle sue varie espressioni. Quindi abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della complessità, ma abbiamo anche, credo, dato degli spunti di progresso che sono legati alla creazione di infrastrutture, alla formazione del capitale umano e anche alla risoluzione di alcuni nodi che ci vedono nella competizione internazionale dipendere da un lato da grandi aziende, soprattutto nordamericane e cinesi, e dall'altro dipendere da una volontà normativa della Commissione europea, che accogliamo positivamente in quanto espressione del portato culturale del continente, ma che non deve rallentare la nostra capacità di innovazione. In tutto questo il GAR si propone come un soggetto giovane, agile, che possa fungere appunto da connettività, da tessuto connettivo di tutta questa ricchezza del nostro mondo della ricerca in vista delle sfide del futuro. Quindi mi pare un inizio promettente di una conferenza che sarà sicuramente interessante.